mobili e divani, poltrone e suppellettili, giocattoli e libri. La massa di fango e detriti scivolata a valle dalle alture sopra Cernobbio ha devastato un intero quartiere della cittadina e queste sono le drammatiche conseguenze del maltempo che nei giorni scorsi ha colpito tutto il territorio del lago di Como. Abito praticamente lì, la casa tra virgolette più colpita, io non ho più il primo piano, tutto buttato. Questa è, diciamo, quello che c'era nella mia casa. E niente, ho perso la macchina perché era qua parcheggiata e sono arrivate giù delle macchine da in cima, quindi è stata schiacciata e diciamo che ho perso un 20 anni di vita buttati dentro nella mia casa. Io, siccome ho la cucina e il soggiorno che sono a pian terreno, è entrata melma, è entrata fango, per cui ci sono tante persone che aiutano e che vogliono aiutare anche e ringraziamo. E ringraziamo anche perché non ci sono stati danni alle persone. Sono ancora scure e impetuose le acque del torrente che scende tra le case alla periferia di Cernobbio. Segno, ci spiegano gli uomini della Protezione Civile, che a monte ancora imperversa il maltempo, mentre qui si lavora da giorni senza fermarsi per soccorrere chi in poche ore ha perso tutto. Case allagate, come vedete voi anche tutto materiale di dentro buttato via dalle persone e molta disperazione. Delle persone, molta disperazione. Come vedete, noi stiamo lavorando in modo anche un po' critico e stiamo dando supporto alla gente che qua. Noi stiamo facendo l'impossibile per loro, per aiutarli in tutti i modi.